Noi siciliani, Sicilia, 9 province, 9 dialetti, Palermo, a Caltanissetta mantenere un muro in Berlino, Palermo, Sicilia occidentale, Catania, Sicilia orientale, 2 mondi opposti, o palermitano, pare caparra camo viola. Ha pensato una cosa, c'è una grappa l'agonia stasera, eh? A Catania pare che ha passato il Schumacher, pare c'è una grappa l'agonia, avevi secchi, mangiamo una pizza, o palermitano è rilassato, o palermitano è filosofo, o palermitano ha un'altra cultura, o palermitano, a palermitano io ci ho domandato scusa che mestiere fai, messo un'industria di friggitoria, cioè dove ce l'hai? Una motolapa. In che cosa consiste questa industria? Una motolapa, c'è un pentolone, chi non lo vuole? Quando è a ora ci cali i pannelli, ti dice ma quando è che è a ora? Come fa a sapere quando è a ora? C'è sputo. Se lo sputo evapora, a ora è. Se no vedi che ti mangi, mi dice. Allora ci disse che mestiere fai? Mi disse sono agente di custodia di pecore in transito. Ci disse ma che puoi dire? Per curare. Mo potevo dormire per curare. Un palermitano è filosofo, Ido parla sotto metafora. Se un papà a Milano compra il gelatino al bambino, non è che acciuccate e basta, lo assiste. Dice amore, mangia in fretta il gelatino perché sennò si squaglia e ti macchia i vestitini. E quando arriviamo a casa la mamma si secca perché deve mettere su un altro bucato. Il padre palermitano ci ha catto gelato e se ne fotte. Quando torna a picchio un piccirino, lì ci fa «Gia tanga passa tutto! O viene appena di vedere da me! Però, da mia tia, quel nodo che ti ci puoi dare! Dice l'ultimo gelato che ti manca!» Dice il palermitano, un catanese aveva un'altra filosofia. Il catanese filosofia non nave e botta e risposta. Un catanese non lo lasci mai senza parole. A Catania, piazza Trento, semaforo rosso, uno passò col russo. C'era un vigile urbano ammoggiato e ci frescava e ci sembrare. Ma che non vede sto rosso? Dice no, no, un russo vitti, non mi hai visto a 10. Sempre a Catania. C'era un micchiaretto che attraversava la strada, una macchina su un mattino, il micchiaretto disse scusi che fa, non poteva suonare, che sapeva che ti piaceva la musica, cioè. L'altro su un mattino arrivò l'ambulanza, ci mise la maschera d'ossigeno, su caricarono dall'ambulanza. Un vecchio se lo aveva la maschera e ci disse, ci posso dire una parola a chi tocca a Matteo? Ci certo, dice, oh, quella qua con anno devo apparare, via, chi è l'anno, che fu? Ma non mi vedessi completamente. Io come non ti vedi? Ti pigliai preciso.